rassegna, la tour in concerto che con questa serata, diciamo, inauguriamo la seconda edizione. Natura, la natura, sapete che la natura non si lascia dominare, quindi noi la secondiamo. Il tempo è quello che è, ogni qualvolta organizziamo qualcosa in questa rassegna, cerchiamo di rendere il tutto compatibile alle atmosfere meteo. L'anno scorso, per dire, non siamo proprio potuti salire, per cui già questa sera è un risultato essere qui. Ringrazio Michele, ringrazio il gruppo della Cattedrale di Sorrento, il coro che ha accettato con piacere, con entusiasmo, questo invito a far parte di questa rassegna, che devo dirlo perché è giusto che si dica, loro questa sera ci donano la loro musica, ci donano la loro arte senza chiedere assolutamente niente in cambio. Quindi è un dono che fanno a Massaro Brenze, a tutti i presenti, a tutti i turisti, al Monte San Costanzo. E niente, che cosa dire, godiamoci questo momento di atmosfera di grande suggestione e alla prossima, al prossimo appuntamento. Grazie. Allora, vogliamo iniziare questo nostro concerto condividendo con voi questa poesia che sposa proprio dove ci troviamo e quello che stiamo facendo. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, di gente che ama gli alberi e riconosce il vento. Bisognerebbe stare all'aria aperta almeno 2 ore al giorno, ascoltare gli anziani, lasciare che partino della loro vita, costruirsi delle piccole preghiere personali e usarle, esprimere almeno una volta al giorno ammirazione per qualcuno, dare attenzione a chi cade e aiutarlo a rialzarsi, chiunque sia, leggere poesie ad alta voce, far cantare chi ama cantare. In questo modo non saremo tanto soli come adesso. Impareremo di nuovo a sentire la terra su cui poggiamo i piedi e a provare una sincera simpatia per tutte le creature del creato. Franco Arminio. Ascoltare. Noi abbiamo pensato di fare una scelta di attingere ad un repertorio che è comune ed è abbastanza conosciuto agli orecchi di tutti, ed è quello delle colonne sonore dei film. Introduciamo questo concerto con Il cerchio della vita, che è tratto dalla colonna sonora del Re Leone della Walt Disney. Il tema è la natura e noi siamo portavoce della natura perché abbiamo un dono della natura che il ricevere in maniera innata, no? Il dono del canto. Quindi questa tematica ci ha colpito veramente tanto e abbiamo trovato in ogni brano che vi faremo ascoltare una spiegazione. Allora, buon ascolto. E grazie. Indoniamo, 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 indoniamo
vostra sapienza, da confronto della sua semplicità.
Salvatore Cangiani come Assisi, poeta di questa terra. Quando sai a montagne San Costanza, pare che la terra stai saliendo in cielo, se per tu sguardo linda lontananza, che stai attorno a te come una nuvela. E nuvela celeste che sarà e vira massa bella che l'indo sole, dopo un misero di golfo e guarda capri, coppa sto mare verde, blu, viola. E più tu sai, più addivente anche sta scala di prete in tall'aria chiara. E sente quasi cruciate da manca, se ierant s'appiccina lampara. C'è una vicanda antica conovuta, saglievano pregando per sta via, e noi pure facemmo sta saiuta, quando l'anima stanca cerca Dio. E in questo silenzio tutta argente, c'è una stupizza all'ombra e la cappella, non sai se che sta musica a fuviente o è sirena a bascia campanella. E mancando a contare i paesi miei, Inrana, Torg, Termana, Sandata, a Casciazzana, alla Santa Maria, Cupasta, Undicchia, Annunziata. E in questa luce azzurra, para massa una sposa che si stringe in braccio o sposa, appena più segreta che mi passa, e in questa azzurra, o cuore, si riposa. Thank you.
proprio parte, l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte è morto esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi dilata quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi son bien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare.
Antonio Cangiani, Colli Lenzi. Al vento che vi sfiora, modulando la preghiera del grano, nelle accese stagioni dei papaveri, agile e scuro, danzava nudo il fauno dai muscoli gioiosi, il capo cinto di fiordalisi ed uva. Dalla rupe possente di Minerva, alto, luceva il tempio bianco di Plenilunio, sull'incrocio insidioso dei mari. Nei suoi anfratti misteriosi vibrava ieranto azzurra, dechi profondi e lampi di sirene che al navigante inquieto tramavano malie. Fuochi oscillanti su lontani silenzi sconfinavano dagli orli della notte in altre immensità, pallide e ignote. Oh, miei colli lubrensi, dove non più dolenti riposano memorie, tra fiori di limoni acri e struggenti, al vostro arpeggio che quieto si dissolve in tanto sole, ogni trascorsa pena è già leggenda. L'anno scorso proprio di questi giorni e per questo noi abbiamo voluto organizzare questa serata qui. L'anno scorso noi abbiamo fatto la stessa serata, però eravamo da soli e c'era un unico spettatore, era lui. E allora, siccome questa esperienza ci è piaciuta tanto, abbiamo pensato di volerla offrire
a qualcun altro, quindi a voi che ci state ascoltando. E consentitemi per ultimo di fare un grande grazie a Elena, il maestro Capino. Perché lei che ci ha supportato e sopportato per tante serate trascorse a provare, perché capirete, insomma, quasi nessuno di noi è professionista, fa tutt'altra cosa, però lei, ecco, con grande pazienza ci aiuta. E poi un grazie al direttivo, a Michele, a Giovanna, a Serena e a Michele, perché veramente si spendono tanto per il coro e veramente, insomma, spendono tanto del loro tempo per organizzare cose come queste. E consentitemi un ultimo ringraziamento per loro, sono i giovani, sono prima oggi è difficile farli innamorare i ragazzi e farli appassionare alla musica. Elena ci sta riuscendo, ma soprattutto grazie a loro che hanno una grande pazienza e una grande voglia di imparare. Grazie. Ci sappiamo sempre rialzare. È doveroso da parte mia veramente fare un ringraziamento, io non è una falsa modestia, ma a coloro che mi aiutano, perché da soli non si va da nessuna parte. I miei capi coro che sono Emanuele, Marco, ce lo permetteva, è stata qui con noi a supportarci e a sopportarci.
veramente.